Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert ci sono grandissimi sconti che fanno bene a te e all'ambiente, perché arriva la rottamazione Green Tech. Sostituisci il tuo vecchio elettrodomestico con uno tecnologicamente avanzato e più rispettoso del verde e puoi pagare in 20 rate a tasso zero. Fai una scelta green solo da Expert, dal 10 al 23 febbraio. Rispetti l'ambiente e risparmi. Expert, gli esperti siamo noi. Roberto, facciamo un piccolo passo indietro, come sempre ci capita. Noi abbiamo sentito dopo la partita con il Crotone, una partita difficile, quella l'avete vinta nei minuti finali, ma questo dimostra ancora di più, come l'anno scorso, che il carattere di questa squadra c'è e si lotta fino alla fine. Sì, è stata una partita molto dura contro una squadra attrezzata per la Serie A, una squadra che gioca benissimo, anzi secondo me gioca il miglior calcio della Serie B. E l'abbiamo vinta nei minuti finali, una partita molto equilibrata dove abbiamo avuto in alcuni tratti, diciamo, predominio del campo e in alcuni frangenti abbiamo sofferto molto e poi con i nervi siamo riusciti a portarla a casa alla fine. Hai fatto un patto con il diavolo o quantomeno fosse una scommessa per dire chi mi dice sono troppo vecchietto, l'anno prossimo Roberto mi dice non potrà essere titolare? Li stai mettendo in difficoltà? No, noi cerchiamo di lavorare al massimo, al di là dell'età, e comunque avanza, però... Grazie. No, però cerchiamo di lavorare sempre al massimo e di ottenere dei risultati sul campo che adesso ci stanno dando grande soddisfazione. Però alla base di tutto c'è il duro lavoro da parte mia e della squadra. Beh, Francesco è un ragazzo molto intelligente, poi come tutti dobbiamo ragionare da squadra, quindi se si ragiona da squadra si mette da parte l'obiettivo personale per conseguire l'obiettivo di squadra, che è la cosa principale ed è alla base di tutti, quindi ci mettiamo tutti un po' da parte del nostro io per mettere davanti il noi, che è la cosa più importante. Lui lo sta facendo, poi lo sta facendo alla grande e ragionando da squadra poi si riescono a conseguire anche gli obiettivi personali. Lui sta facendo un grande campionato, ha fatto 11 gol, ci sta dando una grande mano ed è diventato uno dei leader di questa squadra. 12 gol su 29 nell'ultima mezz'ora, di cui almeno 9 gli ultimi, diciamo, dall'88esimo in poi. Significa che questa squadra ci crede sempre, ma anche che c'è una condizione ideale dal punto di vista fisico. Sì, dal punto di vista fisico stiamo bene, già un bel po' che stiamo bene, però oltre al fisico è anche mentale, perché comunque riuscire a segnare tanto nei minuti finali vuol dire che comunque la squadra fino alla fine crede nel risultato, crede che possa riuscire nell'impresa, perché poi negli ultimi minuti sappiamo quanto sia difficile raggiungere un risultato con le squadre che si chiudono, sono tutti attaccati tanto al risultato e quindi noi andiamo oltre le difficoltà. Siamo stati molto bravi in alcuni frangenti, anche un po' fortunati, però la fortuna te la devi andare un po' a cercare. Ecco, la settimana di preparazione questa per la gara con il Cittadella, sabato si giocherà al Tombolato, tra di voi avete parlato di questa partite e soprattutto, ecco, la vittoria con il Crotone può dare uno slancio nella gara con Cittadella o può essere un pericolo, nel senso di dire siamo quasi appagati da questa bella vittoria? No, noi siamo soddisfatti per la vittoria di sabato scorso, però l'obiettivo è ancora lontano e la strada è ancora lunga e tortuosa, quindi sappiamo che domenica dopo domenica o sabato dopo sabato ci sarà sempre da lottare e da soffrire. Adesso andiamo ad affrontare una squadra che negli ultimi anni sta facendo benissimo, hanno una loro identità precisa di gioco, quindi affronteremo una squadra difficile e una squadra molto preparata in questo campionato. Bisogna prepararsi al meglio come tutte le settimane, quindi la partita di Crotone ti può dare solo maggiore fiducia, però bisogna stare con i piedi ben piantati per terra. Noi andiamo ad affrontare una squadra forte, una squadra che comunque è davanti a noi in classifica, che ci ha battuto all'andata, vengono anche loro da un risultato positivo e purtroppo in questo campionato non puoi
abbassare la guardia, quindi dovremo tenere l'attenzione massima, perché qui appena non dai il 100% rischi di prenderle. Quindi l'attenzione nostra sarà massima, stiamo preparando bene la partita e speriamo di portare a casa il risultato. Allora, cosa è cambiato nella mente di ognuno di voi o del gruppo dopo quel successo di Napoli, ma soprattutto probabilmente dopo quel ribaltone di Verona, dove dallo 0-2 al 3-2 è successo qualcosa in voi, cioè è cambiato, è scattato la scintilla, è fatto sport. Ci sono delle partite che sono un po' da spartiacque, perché comunque, come hai citato, Trapani, Chievo, sono delle partite cruciali per il nostro, per il campionato che c'è stato fino ad ora. Trapani venivamo da una serie di risultati negativi, dove avevamo fatto un inizio di stagione preoccupante, perché comunque un punto in 6 partite è veramente preoccupante. E lì la vittoria di Trapani ci ha dato quello slancio per affrontare meglio il campionato. Poi successivamente siamo andati a Chievo, dove sei sotto 2-0 contro una regina di questo campionato e riesci a ribaltare il risultato, quindi è normale che l'autostima vada a fortificarsi. E è indubbio che siamo stati bravi comunque a reagire da momenti delicati del nostro campionato, dove rischi di soccombere, ci sono delle squadre che comunque non si sono più riprese, diciamo, dai loro periodi negativi, mentre noi abbiamo avuto questa forza di ribaltare ogni pronostico. E però bisogna ancora continuare, e la strada, come ho detto già prima, è lunga. Non so cosa sia scattato, di sicuro ci sono queste partite che ci hanno dato grandissima autostima, e poi comunque con il passare del tempo la squadra si è fortificata, la squadra ha avuto un grande cambiamento, abbiamo la nostra identità adesso, che è un'identità precisa di squadra, quindi siamo fiduciosi per il futuro del campionato, però la strada è lunga. Io continuo a dire che la strada è lunga, perché comunque non ci si può rilassare in questo campionato, che è veramente equilibratissimo ed è molto dura tutte le domeniche. Un ultimo passaggio su Cittadella. Hai detto anche tu, giustamente, sono anni che comunque fa campionati importanti, però di fatto nomi altisonanti Rosa non ne ha, anzi va a pescare molte volte anche della Serie C, come lo sa, di Castellammare, e come può uscire fuori i vari Mancini, ora Diogo e altri. Qual è il segreto, secondo te, di questa piazza? Il fatto che magari giocano senza pressione, visto che non c'è un grande tifo? E di sicuro è un'oasi felice, perché comunque non hanno grandi pressioni e riescono comunque a fare calcio anche di alto livello con i giusti mezzi, e ogni anno continuano a sfornare giocatori che vengono anche magari dalle categorie inferiori. Di sicuro lavorano benissimo, questo è sotto gli occhi di tutti, e ogni anno fanno campionati, ultimamente fanno campionati di vertice. E c'è la bravura di saper fare calcio e in una piazza dove comunque, come ho detto, non c'è particolare pressione, però sono bravi a ottenere risultati, perché comunque negli ultimi anni hanno fatto sempre benissimo, quindi ci sarà da parte nostra ancora più attenzione per una compagine che comunque è ben radicata in Serie B. Ultima curiosità da parte mia: come si fa a passare da essere disoccupato a protagonista di una squadra in 2 anni? No, al di là... Che cosa provi? No, c'è sempre grande soddisfazione, ma soprattutto per i risultati che stiamo ottenendo dalla squadra. A livello personale non ho particolari rivincite o pensieri verso qualcuno, anzi faccio il mio lavoro molto serenamente e sono felice che comunque sia l'anno scorso abbiamo ottenuto un risultato storico ed incredibile, e quest'anno stiamo cercando di fare altrettanto. Ultimissima, tu hai vissuto in varie piazze, tanti allenatori ti hanno allenato, un tuo parere su Fabio Casetta, che ci sta stupendo sempre in positivo di settimana in settimana, come ha cambiato la partita anche contro il Crotone, come è successo in altre occasioni. Tuo parere da esperto, chiaramente, avendo vissuto con tanti allenatori in passato? Il mister credo che stia facendo un percorso di crescita importante, lo dice la storia, lo dice
i risultati che ha ottenuto in questi ultimi anni. Ha iniziato qui e ogni anno ha, diciamo, aggiunto qualche mattone alla sua esperienza. Sta crescendo molto, come ho detto, credo che sia sotto gli occhi di tutti. È un tecnico comunque giovane ma molto preparato e penso che stia crescendo, e questo posso dire, che comunque è un allenatore che sta facendo vedere sul campo la sua crescita. Grazie.